Che cosa avvicina Ford e Ferrari? A legare due marchi non c'è soltanto il racconto dietro l'eroica battaglia di Le Mans, ma dell'altro. Questa storia nasce nei primi anni 50, quando Enzo Ferrari, come segno di rispetto, ma probabilmente non solo, decide di regalare ad Henry Ford II un modello di auto molto particolare. Si tratta di una Ferrari 212 225 Interbarchetta, l'ultima da strada con carrozzeria touring. Mozzafiato. Ma non è finita. Da buon italiano astuto, Enzo aggiunge qualche dettaglio per rapire definitivamente l'americano, qualche cavallo in più e gli pneumatici a fascia bianca. Inutile dire che Henry Ford II rimane estasiato e quella diventa la sua auto quotidiana, fino a quando decide di donarla allo studio di design Ford. A quale scopo? Quello di iniziare un inseguimento, una ricerca spasmodica di fare meglio dell'avversario, che gli ha appena regalato la sua macchina preferita. Difatti, la Thunderbird del 55 prende ispirazione direttamente da questo modello.